La questione palestinese è un argomento non sempre affrontato a scuola. I libri di testo dedicano pochissimo spazio a questo tema che, al contrario, meriterebbe più attenzione soprattutto per sensibilizzare le giovani generazioni a questa immane tragedia che si sta consumando da decenni. Con la partecipazione al Nazara Palestine Short Film Festival, noi studenti del liceo El Samorante abbiamo avuto la possibilità di conoscere con più consapevolezza un pezzo di storia e quindi un pezzo della nostra realtà. E ci uniamo con forza alla condanna della violenza che il popolo palestinese è costretto a vivere quotidianamente. Perché non riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina? Cosa impedisce di portare a compimento la soluzione dei due Stati per i due popoli sulla base delle risoluzioni delle Nazioni Unite e dell'Accordo di Oslo, naufragato ma tuttora vigente? Come è andata l'iniziativa del progetto Nazara e perché e come e cosa? Ok, grazie di questa domanda, grazie al liceo El Samorante, grazie alla preside Marzocchella che ha accettato di farvi venire, diciamo, qui a vedere non solo i film ma essere anche giurati del nostro festival, e grazie anche ai vostri prof che credono in questa esperienza, perché non è facile ovviamente in tempi insomma, difficili come questi, in pandemia, in cui ovviamente il rischio Covid ancora è attorno a noi, insomma, riuscire in qualche modo a varcare la soglia ed uscire dalla scuola, ma è sempre un'esperienza interessante. Quindi come è nata Nazara? Come è nata questa esperienza? È nata dalla collaborazione di tre associazioni che sono in diverse, diciamo, parti, non solo d'Italia ma anche appunto in Palestina. Quindi la prima è Restiamo Umani con Vic, un'associazione che ha sede a Venezia e che appunto è sempre stata impegnata per diciamo, la tutela dei diritti universali, particolarmente legata chiaramente all'impegno per la questione palestinese. Il nome appunto è dedicato a Vittorio Arrigoni, noto insomma attivista per i diritti umani, morto in un tragico insomma, evento. E Mary Calvelli, presidente del Nazara, che ha sede a Gaza e fa un importantissimo lavoro con il suo centro italiano di scambi culturali, quindi creando appunto questo scambio fra la cultura palestinese e la cultura italiana. E la mia associazione, che è Col Cinema, che ha sede qui a Napoli. E quindi io, diciamo, realizzo questo festival in quanto sono un insegnante che da diverso tempo, da più di 10 anni, è impegnata per la promozione del cinema in classe, perché credo che il cinema sia uno strumento molto utile per la didattica, perché è uno strumento, diciamo, che piace non solo a noi insegnanti ma soprattutto a voi ragazzi, e credo anche che, così come in Francia, da cui io mi, diciamo, a cui mi sono ispirata, infatti il nome Col Cinema si rifà ad un modello di didattica francese, no? Che è un dispositivo in Francia che è appunto Ecole de Liceo Cinema. Perché la questione palestinese? Perché in classe di questo argomento non si sa assolutamente nulla, nel senso che abbiamo poche occasioni nei nostri libri di storia, di geografia. Ditemi voi se diciamo vi capita, no? Raramente ci capita di interfacciarci con alcune tematiche che poco trovano spazio nei media, e quindi il Nazara ha questo valore aggiunto, quello di non essere semplicemente un'occasione ludica, assolutamente no, è anche questo forse, ma è soprattutto un'occasione per socializzare, per condividere e per conoscere, perché quando si conoscono le ragioni degli altri si abbattono i pregiudizi e quindi inevitabilmente si comprende che questo mondo probabilmente ha bisogno di un po' più di pace e di minori conflitti, e quindi è assolutamente un'esperienza, diciamo, a carattere educativo. E invece cosa si aspetta da questo festival? Allora, grazie di questa domanda, perché io diciamo, ormai realizzo a Napoli questa rassegna da 4 anni, e mi aspetto veramente che la città si renda conto che questo festival è importante per la città, non è importante soltanto per le scuole che aderiscono, è importante proprio per la città tutta, perché Napoli deve assumere un impegno nei confronti della questione palestinese, perché non si può voltare la guancia dall'altra parte ed ignorare tanti ragazzi e ragazze e persone che appunto in questo momento, mentre noi siamo qui, rischiano quotidianamente diciamo, la loro vita. Avete visto in questi giorni una testimonianza diretta, no?
faccia il Famad che ci ha raccontato di come un mese e mezzo fa la sua casa è stata bombardata e lui dice: per fortuna abbiamo perso solo un fratello. E queste sono affermazioni che non dovremmo sentire, perché nessuno di noi dovrebbe sentire: per fortuna ho perso un fratello. Quindi io mi aspetto che la città sia a fianco del Nazareth e che ci dia innanzitutto maggiori strumenti, come la disponibilità per esempio di una sala cinematografica, che ovviamente noi per i costi che bisogna sostenere non abbiamo la possibilità di sostenere, e quindi abbiamo necessità della città e delle istituzioni che siano a fianco dei ragazzi, perché impegnarsi per promuovere la conoscenza della questione palestinese è un impegno che dovrebbe essere di tutti, non soltanto del Nazareth. Secondo lei, ovviamente ci saranno alcune edizioni future, sì. Secondo alcune scuole inizieranno ad intraprendere questa iniziativa, secondo il suo parere? Guarda, ti posso dire che io ho sempre tutti gli anni tante richieste dalle scuole, e proprio per questo chiedevo prima l'impegno da parte delle istituzioni di accompagnare, no, la crescita del Nazareth, perché ci sono tanti ragazzi che vorrebbero partecipare, ma per una questione appunto di spazi non si può. Nazareth accoglie cortometraggi provenienti da ogni angolo del mondo con l'obiettivo di offrire una visione ampia e diversificata sulle realtà sociopolitiche e culturali palestinesi. Partecipando al festival in qualità di giuria giovani affiancati da studentesse dell'Università di Napoli Orientale, oltre all'incredibile opportunità di imparare attraverso la visione di film e documentari, abbiamo avuto anche l'occasione di dialogare con storici, giornalisti e testimoni come Omar Suleiman. Omar Suleiman è scrittore, attore e promotore attivo di una resistenza culturale, esule palestinese e italiano di adozione, che attraverso il suo lavoro cerca di trasmettere il valore della sua terra e a come dovrà essere la Palestina, come costruirla in futuro quando sarà libera dall'occupazione di Israele. Per Omar la Palestina non deve essere un paese qualsiasi, visto l'atto sacrificio e contributo di vite umane, deve essere invece un paese speciale, aperto a tutti, libero, democratico e laico. Salve, noi siamo gli studenti del Terzo Mondo. Oggi siamo qui appunto per porre alcune domande riguardo la sua attività, che abbiamo scoperto che appunto è un'attività qui. E volevamo porre alcune domande. Lei oggi è qui a Napoli, ma ovviamente qui in Italia. Come mai ha scelto l'Italia come sua destinazione per scappare dal pericolo? Allora, innanzitutto io non sono scappato, sono andato via dal mio paese, che è sotto una situazione particolare con l'occupazione militare, e quindi non potendo studiare lì nel mio paese sono venuto in Italia per studiare. Di anni ne sono passati tanti, ho finito di studiare, volevo tornare nel mio paese per servirlo quello che ho studiato qui. È stato impossibile perché le autorità militari di occupazione mi hanno impedito di tornare, quindi sono dovuto ritornare in Italia per continuare a dare un servizio alla mia causa, al mio paese, con altri modi, attraverso la cultura, la gastronomia, gli incontri, parlare sempre di quello che c'è, perché la gente deve sapere quello che c'è in Palestina. Lei ha citato i suoi studi qui in Italia, in cosa si è laureato? Io ho studiato scienze politiche all'Orientale, però non ho continuato una specializzazione perché ho cominciato a lavorare avendo un ristorante di gastronomia palestinese, e lo utilizzo anche come messaggio di conoscenza della radice culturale del mio paese. Come erano le sue giornate tipiche in Palestina? Come si svolgevano? Io sono nato e cresciuto fino all'età scolastica in un piccolissimo paese vicino alla città, si chiama Nablus, la città più grande in Palestina. Erano 20-30 case, quindi un piccolo borgo dove tutti si conoscevano, erano tutti contadini, si andava a scuola la mattina, poi il pomeriggio si andava a aiutare i genitori a lavorare nei campi,
E tanto pomeriggio c'era una piccola piazzetta dove ci si giocava, si vedeva gli amici e poi subito a fare i compiti e stare qui la famiglia. Cosa le manca del tuo paese? Manca tutto. E innanzitutto poter ritrovare i luoghi d'infanzia. È la cosa più terribile che si possa infliggere a un essere umano. Sradicarti dalla tua terra e dirti questa non è più la tua casa, non è più la tua terra. Quindi sì, manca quello, manca poter andare a trovare i miei parenti, i miei fratelli, questo manca tantissimo. Ti sembra difficile stancarsi dalla propria terra? No, non è così. Perché gli italiani fuori dall'Italia sono più degli italiani che sono in Italia, no? Sono credo 60 milioni di italiani in America del Sud, nel mondo, però hanno scelto di propria volontà di emigrare, di andare a lavorare, farsi una vita d'altro. È diverso essere esuli per forza, non è una tua scelta. Se è una tua scelta, dici io voglio vivere in Italia, andare a trovare i miei parenti, però quando sei impedita, qualcuno ti dice questa non è più la tua casa, è molto più. Ringraziamo. Grazie a te. C'era una volta, da tanto tempo fa, c'era un piccolo regno. Questo regno viveva e prosperava nella felicità e nella giustizia, perché aveva come re un vecchio saggio che governava con saggezza e con giustizia il suo popolo. Ma una mattina quel re si è svegliato tanto triste e sconsolato. Il vecchio re era morto, ma la cosa più terribile è che l'unico erede al trono era una piccola bambina, non in grado di governare. Il vecchio re, prima di morire, aveva lasciato un testamento alla figlia, alla piccola. Piccola principessa, diventerai regina se riuscirai a portare il sole dentro il palazzo. La piccola principessa era disperata. Ma come si fa a portare il sole dentro al palazzo? Io sono così piccola e non riesco a camminare per andarlo a prendere sui battellini. Allora la piccola principessa convocò il vecchio consulente e saggio di casa e disse: per favore aiutami, mi hai visto crescere, mi hai tenuto sulle ginocchia, come faccio a portare il sole dentro al palazzo? Piccola principessa, tuo padre ha detto che tu devi portare il sole dentro al palazzo, altrimenti sarai rinchiusa dentro una cassa di legno. Come faccio a respirare, a parlare, a vedere i miei amici dentro una cassa di legno? La piccola si chiuse dentro una stanza senza piangere, sperare che sì. Ma nessuno mi ha aiutato. All'improvviso vedi sotto la porta e infilare un foglio. Va a leggere, piccola principessa, non potrai mai portare il sole chiusa dentro una stanza bianca. Allora la principessa si affacciò dalla finestra, di fronte c'era una collina, gli venne un'idea, si mise le scarpette e cominciò a correre, salire sulla collina, che voleva prendere il sole con le mani alzate. Troppo alto. Allora tornò ancora più disperata, si chiude ancora bene. E gli viene un'altra idea, chiamò la guardia, il capo delle guardie. Capo delle guardie, tu mi devi aiutare. Deve affliggere il manifesto di tutto il re. Chi aiuterà la principessa a portare il sole dentro il palazzo sarà coperto di oro e pietre preziose per tutta la vita. Diventerà la persona più ricca al mondo. La gente leggeva e guardava, diceva: povera piccolina, è impazzita dopo una morta di padre. Ma come si fa a fare i soldi dentro il palazzo?
Allora nessuno si faceva vedere, né vive. E chiese di nuovo al vecchio saggio, gli disse: aiutami, per piacere, non riesco a trovare soluzioni. Piccola principessa, tuo padre mi ha detto di accendere una candela. Una volta spenta la candela, se non riesce a portare il sole dentro il palazzo, io devo chiudere dentro la casa. Oddio mio. E allora, mentre diceva questo, si affacciò alla finestra e vide che c'era un vecchietto straccione, ubriaco, pozzoletto, che parlava con le guardie che lo scacciavano. Ma vattene via, vecchio straccione! Se tutti i saggi non riescono ad aiutare la principessa, tu che cosa vuoi fare? Questo vecchietto con una lanterna in mano se ne tornava tutto triste indietro. Guardia, fatelo venire! Intanto il vecchietto si era allontanato. Fece affliggere un altro manifesto per le strade del re. Domani mattina all'alba voglio che tutti i miei concittadini con una lanterna in mano siano presenti qui. All'alba la principessa aprì la finestra e vide uno spettacolo straordinario. Era tutto illuminato intorno al palazzo del re. Erano tutti i suoi concittadini che avevano la lanterna in mano. Guardi, abbattete il muro, fate entrare i miei concittadini. Entrarono tutti in palazzo, splendente di luce. Piccola principessa, sei diventata regina, hai portato il sole nel palazzo. سألت القدس على أولادها قولولها أولادك بالشيخ جراح. I palestinesi vanno in altri paesi arabi che li accolgono e vivono in campi profughi. E vivono decenni, ancora oggi esistono campi profughi in cui ci sono generazioni e generazioni di palestinesi che vivono là perché sono stati espulsi dalla loro terra, perché ci sono state poi varie vicende. Una particolarmente la voglio richiamare, che è l'intifada, la rivolta delle pietre, in cui il popolo palestinese, stanco di tanti soprusi, proprio combatteva con le mani nude utilizzando le pietre. Durante i 3 giorni del Nazara Palestine Film Short Festival, organizzato dai Col Cinema dal 3 al 6 novembre, abbiamo assistito alla proiezione di 14 opere divise in 3 sezioni competitive, fiction, documentari e film sperimentali. I film hanno offerto al pubblico uno sguardo sulla Palestina, promuovendo le opere cinematografiche di giovani autori che usano il linguaggio del cortometraggio per trarre temi quali la libertà, la giustizia e i diritti umani, nel delicato contesto Israele-Palestina. Abbiamo assegnato il premio della giuria giovani al corto di animazione poetico ed elegante Mariam, della regista Dana Durr, per essere riuscito con immediatezza e semplicità a trasmettere al meglio l'identità culturale palestinese, dimostrando come le tradizioni siano il mezzo di resistenza non violento più efficace. I simboli ricorrenti dell'ulivo, del ricamo e dell'attaccamento alla terra, in senso sia letterale che metaforico, resi con uno stile estremamente originale, sono al tempo stesso potenti e immediati. Abbiamo infine voluto tributare una menzione speciale a Omar di Luca Taiuti e Marco Mario De Notalis, dedicato a Omar Suleiman, grande figura di riferimento della comunità palestinese a Napoli, che attraverso i sapori della sua cucina e teatro mantiene viva la cultura della Palestina. La premiazione è avvenuta sabato 6 novembre alle ore 10 a San Domenico Maggiore, con la consegna dei premi e la proiezione di 5 film vincitori, dopo l'intervento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. È il nostro programma, il nostro dibattimento di lettere, quello di affiancare alla storia che si studia perché programmata la storia contemporanea. Noi sappiamo benissimo che abbiamo il 5° anno, non si riesce ad andare oltre la seconda guerra mondiale. I nostri ragazzi sono all'oscuro perché non vanno naturalmente all'università, ma non tutti vanno all'università, di ciò che accade realmente. E la storia della Palestina, la questione palestinese, è veramente un mistero per tutti i ragazzi. Penso che i miei ragazzi, prima di affrontarla in questo meraviglioso festival, non ne avessero tantissima conoscenza. Quindi è un modo per avvicinare i ragazzi alla storia contemporanea
e renderci partecipi, perché se noi facciamo tante iniziative per rendere il ragazzo partecipe di una cittadinanza attiva, questa è cittadinanza attiva. Partecipare, ma non solo partecipare come spettatori, ma proprio come interpreti della tua storia, perché solamente così si possono cambiare le cose. Se adesso noi ce ne torniamo a casa e non facciamo dei sforzi di quello che abbiamo visto, e fare questo non è che significa metterlo nel cappello e dimenticarlo, ma significa pensarci, perché queste ingiustizie non sono solo l'ingiustizia della Palestina, ma l'intero mondo di ingiustizie. Perché se noi abbiamo degli emigranti che continuano a morire a mare è perché c'è il nostro disinteresse e non vogliamo essere ancora più vicini a noi. Le ingiustizie della donna nel nostro paese, ce ne sono tante da affrontare. Quindi siete voi, noi ci saremo finché non moriamo, perché noi continuiamo anche a 90 anni col bambino ad andare in giro ad accompagnare i ragazzi, ma anche a accompagnare noi stessi. Ma adesso tocca a voi. Voi tutti, il nostro liceo, che ha sentito, il nostro liceo che noi abbiamo definito liceo vocazionale, che è la nostra nuova definizione di liceo, e il liceo ha fatto invece il percorso inverso, a Scampia, perché anche noi perché siamo in una situazione abbastanza così. È partito, cioè il territorio è partito avendo solamente tecnici professionali. La scommessa nostra e della nostra nuova preside è stata proprio quella. Io adesso voglio a Scampia il liceo classico, perché Scampia ha bisogno di bellezza e i ragazzi di Scampia devono sognare e poter realizzare i loro sogni. Questa è la scommessa del nostro liceo e ce la stiamo mettendo tutta con docenti come la professoressa della guerra, ma tantissimi, perché diciamo che il nostro corpo docente è veramente valido. Per cui la nostra scommessa è quella di far sognare i ragazzi e far riprendere a sognare.